Oggi parliamo della mitica casetta blu e di un progetto che la coinvolge. Sì, mi coinvolge in quanto proprietaria della casa da tantissimi anni e in quanto presidente della APS, la casetta blu, che chiaramente ha al suo interno anche altre persone oltre a me e che ha in mente e nel proprio sogno tutta una serie di progetti che oggi racconteremo appunto. Ecco, parliamo di questi progetti. Sì, sono dei progetti che puntano alla valorizzazione del territorio, puntano al coinvolgimento e alla rigenerazione anche della comunità, quindi un coinvolgimento il più possibile allargato non solo delle istituzioni, dell'imprenditoria locale, ma anche delle persone che vorremmo vivessero questo luogo dall'interno, oltre ad averlo vissuto per tantissimi anni dall'esterno, passando lungo la strada e immaginando e sognando su questa casa. Saranno attività legate alla terra, perché è un progetto che parte anche da un aspetto agricolo legato alla permacultura, un modo diverso di rapportarsi alla terra. Saranno delle attività legate al sociale e al culturale, perché vorremmo utilizzare sia lo spazio esterno che quello interno quando la casa sarà restaurata per attività culturali, artistiche e appunto anche sociali, con anche spazi di agricoltura sociale o di coinvolgimento delle persone giovani e meno giovani in varie modalità. Saranno attività anche di orti collettivi e condivisi che puntino proprio a far crescere questo territorio nel compattare, nell'unire e nel connettere le persone tra di loro. Quindi una comunità. Una comunità. È quello che ci auguriamo, perché crediamo molto che questo territorio abbia bisogno di connessioni, di spazi dove potersi trovare, dove poter vivere insieme delle avventure belle dal punto di vista culturale, sociale e anche del divertirsi insieme, perché no? Ecco, parliamo un po' della casetta. Quando inizia il progetto vero e proprio della casetta blu? È iniziata sostanzialmente nel 2019, nel senso che della mia famiglia, come dicevo, da tantissimi anni. Solo poco prima della morte di mio padre mi sono resa conto delle tante persone che amavano questa casa, la guardavano e in qualche modo sognavano su questa casa. E allora nel 2019, poi periodo Covid e subito post-Covid, abbiamo cominciato a creare delle attività molto fai da te, diciamo, quindi degli incontri, degli eventi musicali, culturali, sociali che abbiamo vissuto più o meno nelle due estati del 2021-2022. E da allora ci siamo anche presi del tempo per osservare le dinamiche che si svolgevano intorno, per osservare le persone che arrivavano, per fare progetti anche di restauro su questa casa, e ora partiamo con un gruppo nuovo, più forte e sicuramente con tanti sogni in più rispetto a quello che nel 2019 abbiamo iniziato a creare.